La situazione potrebbe sfuggirci di mano, eppure a due passi dal nostro comodo divano, dal luogo in cui sentenziamo sull'universo mondo, c'è un rubinetto. No, non importa, bagno, cucina. Ciò che deve tenere realmente alta la nostra attenzione è il fatto che da qui a qualche settimana potrebbe rimanere a secco. Bentrovati su Scalo a Grado, un podcast di approfondimento su fatti e visioni del nostro tempo, a cura di Giovanni Villino. Contrariamente al flusso di notizie che scegliamo di leggere, o meglio, che i social ci propinano, incentivando così la nostra permanenza sullo stesso social, ci sono dei fatti che accadono e che se ne infischiano di quello che noi vogliamo o a noi piace vedere. Tra le notizie che dovrebbero farci rizzare le orecchie e alzare la voce c'è l'emergenza siccità. Il problema non è locale, non è della Sicilia, né, come vedremo, della Spagna, ma di un'ampia zona del pianeta. Io parto dal luogo in cui vivo, la Sicilia. E nei giorni scorsi l'osservatorio regionale sugli utilizzi idrici, che è un osservatorio istituito dal presidente Schifani, il presidente della regione siciliana, è tornato a riunirsi. Sono state illustrate dai tecnici dell'autorità di bacino quelle che sono le proiezioni sulle precipitazioni degli ultimi mesi. Effettuando raffronti statistici con i dati di piovosità storica, emerge una carenza rispetto ai dati rilevati negli ultimi decenni. È stato confermato il livello di criticità idrica media, non più soltanto per le province di Agrigento e Caltanissetta, che erano già province con una situazione critica, ma in realtà questo è stato esteso a tutta la regione. E questo vale sia per l'uso potabile che per quello irriguo. Gli invasi che abbiamo sono messi molto molto male. Basti considerare che da 5 mesi circa di piogge ce ne sono state davvero poche. C'è già una stima di deficit di circa 200 millilitri d'acqua. E a soffrire sono di più le aree interne, quelle in cui tra l'altro ci sono questi bacini, quelle in cui ci sono gli invasi. Ecco, sul mio blog ci sono i prospetti con tutti i dati, i raffronti e i rilievi, invaso per invaso. Quindi su giovannivillino.eu trovate questi documenti. Adesso, spostandoci dalla Sicilia alla Spagna, se la nostra isola piange, la Catalogna non ride, perché la Catalogna sta per affrontare un'importante emergenza siccità. Alcune misure sono state già prese. Pensate, a Barcellona la pressione dell'acqua è stata ridotta. Sono previsti, per intenderci, 200 litri al giorno per ogni cittadino. Il porto di Barcellona presto ospiterà le cosiddette navi cisterna, che avranno il compito di garantire un rifornimento alla città. Ma se le cose non cambiano, insomma, la situazione si fa davvero difficile. Ora, cosa significa la siccità per una terra, per un'isola, per una regione? Ecco, aumenta il rischio di incendi boschivi, manco a dirlo, e ovviamente compromette quella che è la resa agricola. Anche qui è molto ovvio come discorso, ma per nulla scontato nei suoi effetti. E poi, per la serie, una cosa tira l'altra: la mancanza d'acqua nel terreno rende difficile la sua struttura. Che intendo? In pratica il suolo si compatta, come se diventasse impermeabile, o meglio, limitasse la penetrazione dell'acqua. Ecco, non aggiungo quelle che possono essere poi le conseguenze di un acquazzone, perché lì basta fare 1+1 per capire che il risultato è davvero devastante. L'acqua, non potendo essere assorbita dal terreno, dove va a finire? Che fare? Al netto di improvvisate danze della pioggia, la gestione della siccità in realtà richiederebbe una collaborazione a livello comunitario, nazionale, internazionale, che oggi non c'è. Si è impegnati un po' in altre questioni di rilievo, ma sicuramente dovrebbe essere una, se non la principale, quello che potremmo definire nella top 10 in alto nelle priorità. Però, diciamo, questa collaborazione sembra scarseggiare, un po' come l'acqua.
in un mondo che non si accorge però di questa emergenza, invischiato com'è in ben altre polemiche.